Guardate bene questa immagine, rappresenta lo sport in tutta la sua fulgida bellezza. Stringere i denti e non mollare, superare il limite, trasformare le difficoltà in consapevolezza. È il 1956 e Fiorenzo Magni è al suo nono e ultimo Giro d'Italia. Deve finirlo. Nella terribile tappa Grosseto-Livorno cade rovinosamente in discesa. Lo svegliano a schiaffi, ha una clavicola spappolata. Lui non molla, arriva in fondo alla tappa, lo portano in ospedale e gli dicono: giro finito, 2 mesi di gesso. Non se ne parla. Prosegue per altre 2 tappe, ma la terza è la feroce cronoscalata della salita di San Luca. Tratti di salita al 20%, seduto e senza un braccio per tirare, nemmeno Fiorenzo può farcela. E così il suo meccanico gli lega un tubolare al manubrio e trasforma il detto stringi i denti in un capolavoro. La foto fa il giro del mondo, Fiorenzo arriva in cima e poi regge altre 7 tappe pur di arrivare a Milano e piazzarsi secondo. Lo chiameranno Fiorenzo il Magnifico.